della nostra Repubblica, una cerimonia, hanno detto, più istituzioni da non dare per scontata. Senza dubbio, è la festa degli italiani, è la festa dell'orgoglio nazionale, di cittadini attivi e partecipi che si riconoscono nei valori costituzionali. Non va dato per scontato che questi valori siano permanenti, richiedono, come dire, un continuo impegno da parte di tutti noi perché si consolidino e si mantengano. Tra l'impegno anche quello del voto, quest'anno la cerimonia cade a una settimana dalle elezioni europee? Senza dubbio. Per curiosità sono andato a vedere il dato dell'affluenza del 1946, del referendum istituzionale e contestualmente dell'elezione dell'Assemblea Costituente. All'epoca votò il 90% delle persone in un'Italia distrutta dalla guerra, con tanti che ancora non potevano votare perché prigionieri all'estero, eppure il 90% della popolazione andò alle urne. Credo che questa è una testimonianza che nei momenti difficili si sente la necessità della partecipazione. Ma questa partecipazione noi la dobbiamo riconquistare. Se vogliamo essere cittadini veri, cittadini attivi, la partecipazione elettorale è essenziale. Generale Solsano, oggi a Piazza Prefettura si rinnova insomma la ricorrenza di una festa della Repubblica, una festa particolarmente importante nel periodo storico che stiamo vivendo. Sì, è importante soprattutto per il senso e significato che ha questa giornata, che continua ad avere nel corso degli anni, da quando fu istituita questa giornata particolare, che serve ed è importante per creare ancora di più unità nel Paese, non certo divisioni, perché al di là delle proprie convinzioni di natura politica, religiosa o di altro tipo, è importante che tutto il Paese sia unito per affrontare al meglio le sfide che il contesto nazionale e mondiale ci sta preparando e ci prepara. Grazie mille. Su tutta l'Europa spirano venti di guerra, festa della Repubblica, ricordare la Repubblica è essenziale. Ricordare la Repubblica in una giornata di festa sulla democrazia, la libertà ancor di più in un momento in cui ci sono scenari di guerra che vanno ovviamente dall'Ucraina piuttosto che al Mar Rosso, all'instabilità dei Balcani, al conflitto medio orientale, quindi un grazie a tutte le forze armate che quotidianamente non soltanto nel paese ma sugli scenari di guerra attenti e lavorano per la stabilità e per la pace. Quindi credo che insomma un momento di riflessione, ma soprattutto anche di riflessione di quell'Europa che dovrebbe tornare all'embrione, l'Europa forte degli stati, ma anche con la possibilità di quella sovranità nelle scelte dei cittadini di poter decidere nel proprio paese. Ricordava il prefetto che nel 1946 l'affluenza al voto fu del 90%, oggi sono molto più bassi i dati, c'è un po' di disaffezione da parte dei cittadini? C'è disaffezione, credo che invece bisogna stimolare i cittadini a dire che la politica non è tutto uguale, che non andare a votare significa deresponsabilizzare la politica, una scelta importante, una scelta di governo, una scelta di democrazia come ci hanno insegnato i padri costituenti. Una celebrazione ancora più importante oggi con venti di guerra e anche con una situazione interna abbastanza preoccupante. Sì, e ovviamente celebriamo la nostra Repubblica ed è una festa che non dobbiamo mai pensare che sia, come dire, una ricorrenza vuota, stanca, meramente istituzionale. I motivi per ricordare la nascita della nostra Repubblica sono tanti, io direi quest'anno almeno due. Quello che diceva lei, perché la nostra Repubblica nasce anche come una Repubblica che ripudia la guerra e quindi il valore della pace che va riaffermato sempre, particolarmente in questo momento di grandissime tensioni, preoccupazioni e di guerre che ci possono sembrare lontane ma ci coinvolgono direttamente. E l'altro valore, direi che nella piazza che oggi ospita la festa, accanto alla nostra bandiera, sventola anche la bandiera dell'Europa, e credo che forse il modo migliore per omaggiare la festa della Repubblica e quindi della democrazia conquistata con il sacrificio del sangue sia quello di andare a votare domenica prossima alle elezioni europee, ovviamente indipendentemente da quello che si voterà, ma esercitando il diritto dovere del voto e quindi rafforzando la nostra democrazia e le istituzioni europee.